Amico, si sono fatti tutti e due pentiti, uno di Castelvetrano e uno di Mazara del Vallo, Sinagoria e Gerace. Nella controinterpretazione che è stata data dall'altro perito, si fa riferimento al termine ci accusano a Roma nel 92, ma nessuno ha mai accusato, perché non c'è stata mai nei confronti di Graviano l'accusa di aver partecipato, perché non si è mai sostanziato in un fatto specifico di reato, e soprattutto perché non si vede per quale motivo, se avesse dovuto riferire un fatto noto a tutti, cioè la presenza di questo gruppo a Roma, per quale motivo avrebbe dovuto abbassare la voce e rendere il lavoro dei periti pressoché impossibile, dal che solo alcuni frammenti di questa conversazione vengono registrati. Ora, un particolare interessante lo racconta anche il commissario Bonfirraro, che è stato sentito il 12 febbraio scorso. Perché? Perché riferisce che ci fu da parte della DIA una verifica dei filmati del Maurizio Costanzo Show. E andando a ritroso nel tempo, non si ha riscontro della presenza di uno dei protagonisti in una delle puntate andate in onda nel periodo in cui si recarono a Roma, cioè dal 24 febbraio al 5 marzo. Ma si accerta la presenza di Giuseppe Graviano qualche tempo prima, e cioè nei primi di gennaio del 92, e poi una seconda volta alla fine dell'anno del 92. Quindi sappiamo da queste indicazioni che Giuseppe Graviano, prima di partire per Roma, quindi prima di partire con il gruppo per Roma, era già stato per conto suo ed era stato direttamente era andato al teatro, probabilmente non solo per il piacere di assistere a uno spettacolo. E allora, fu un'azione consapevole, informata, tesa a uccidere, e riguardò non solo l'obiettivo, quel momento principale, Giovanni Falcone, ma anche coloro che, personaggi del mondo dell'informazione e dello spettacolo, avevano a più riprese avviato una sistematica campagna mediatica volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle atrocità commesse da Cosa Nostra, creando per la prima volta nella storia del nostro paese le condizioni per la formazione di un ampio e coeso fronte antimafia, in grado di fungere da gruppo di pressione nei confronti del potere politico anche finché venissero finalmente approvati i provvedimenti legislativi idonei a reprimere il fenomeno della criminalità mafiosa. Sono stati coinvolti i massimi livelli operativi delle province di Trapani e Palermo, sono state investite cospicue risorse, è stata richiesta anche sono stati coinvolti altre famiglie del napoletano, e l'incarico che è stato dato è stato dato perfetto. C'era l'esplosivo e c'erano le armi, pronte a essere usate senza bisogno di autorizzazione. Non c'era un artificiere, e questo sarebbe stato da reperire qualora Rina avesse dato poi l'ok all'uso dell'esplosivo. E quindi fu una missione di morte a tutti gli effetti, senza riserve mentali né finalità elusive. E nell'ottica della compartimentazione voluta da Rina e diciamo riassunta nel cosiddetto proposito della supercosa, progetti separati presero avvio nello stesso periodo, nell'ambito di Roma e nel territorio palermitano. Procedettero questi progetti separatamente su binari paralleli, furono affidati a gruppi separati che agirono autonomamente. E ricorderete quello che dice Sinacori quando dice che io solo quando ci fu la bomba Capaci capii che cos'erano le cose più grosse per cui mi fu dato lo stop.
Nessuno gli appartenenti a Cosa Nostra sapeva, agiva all'insaputa dell'altro, agiva all'insaputa dell'altro senza sapere dunque dell'esistenza di altri gruppi, tranne, lo sappiamo, Salvatore Biondino. Perché? Perché Salvatore Biondino è colui che partecipa tanto agli attentati. Allora, Salvatore Biondino, che è l'uomo, il braccio destro in quel momento di Riina, è colui che partecipa alle riunioni con Sinagori, Matteo Messinaro e Graviano, e parteciperà, come sappiamo, anche al progetto palermitano che si svolge già da febbraio. Brusca entra, subentra intorno al 20 febbraio e raccoglie uno sfogo di rabbia di Riina, perché né il gruppo palermitano né quello romano registravano progressi di alcun tipo. Dopo 10 giorni di appostamenti, dunque, la situazione, lo stop è dato, ma che è frutto di una valutazione evidentemente ponderata da parte di Riina, in una situazione che solo lui, in qualità di comandante in capo delle forze distribuite sul territorio, poteva effettuare. Solo lui aveva il polso della situazione. E in effetti, il resoconto operato da Sinagori qual è? L'obiettivo individuato è Maurizio Costanzo. Lo studio di fattibilità riguarda Maurizio Costanzo, le modalità esecutive, l'autobomba da piazzare in un cassonetto, o meglio, una bomba da piazzare in un cassonetto oppure l'autobomba, valutato comparativamente alla luce dei risultati ottenuti a quella data dal gruppo operativo su Palermo. Questi risultati rischiavano evidentemente di far saltare i piani strategici di Riina. Perché? Perché, come riferito da Brusca, il gruppo palermitano a quella data aveva già dato delle indicazioni, gli aveva già dato la velocità e quindi aveva già in cantiere due possibilità, piano dal Bartolo e l'autostrada. Non era ancora stato reperito il bombino di Capaci, ma c'era un altro sottopassaggio sul quale si era pensato di lavorare, sempre nella zona di Capaci. E allora l'azione ipotizzata a Roma dal gruppo di Matteo Messina Denaro e di Giuseppe Graviano avrebbe rischiato di precludere la possibilità di colpire l'obiettivo primario, cioè Giovanni Falcone. Perché? Perché a fronte di una strage commessa a Roma con la bomba, con modalità eclatanti, la morte di un giornalista, di uno dei più affermati e popolari giornalisti italiani, alla quale sarebbe inevitabilmente seguita il decesso, la morte di altre persone, passanti, le persone che a lui si accompagnavano. Ebbene, un risultato del genere, le istituzioni avrebbero risposto rafforzando i presidi di controllo e quindi elevando a dismisura i livelli di protezione e le misure di sicurezza adottate nei confronti delle figure istituzionali maggiormente esposte. Se tu fai un attentato al centro di Roma a febbraio, nel momento a un mese dalle elezioni e nell'anno in cui viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica, è evidente che tutte le persone che sono sottoposte a tutela, personaggi istituzionali che sono tutelati e scortati, quelle misure vengono inevitabilmente rafforzate. E allora, se l'attentato doveva avvenire a Capaci, se già era predisposto un gruppo che stava lavorando ai margini e sotto l'autostrada per valutare l'ipotesi di riempire i tombini di esplosivo, ebbene, una soluzione del genere avrebbe, ad esempio, portato a che ci fosse una bonifica quotidiana di tutto il tratto autostradale che Giovanni Falcone doveva percorrere ogni volta che tornava da Roma a Palermo. Si sarebbero alzate a dismisura le attenzioni degli apparati di sicurezza che avrebbero in qualche modo cercato di garantire, avrebbero, si spera, cercato di garantire la vita delle persone sottoposte a tutela. Lo dico in astratto perché tutti sappiamo che la vita di Paolo Borsellino non venne tutelata a dovere nonostante la bomba di Capaci. Quindi sto parlando della Città del Sole, in un paese dove scoppia una bomba, chi è preposto all'attività di sicurezza prende spunto da quello che è accaduto per elevare i sistemi di sicurezza, i livelli di sicurezza. Comunque sia, è inutile ragionare col senno del poi, il comandante delle forze di Cosa Nostra, Totò Riina,
e lui una valutazione la doveva fare sulla base di quelle indicazioni che provenivano da questi gruppi che operavano sul territorio. E quindi il piano operativo proposto da Massina Denaro e Graviano sarebbe venuto a incidere necessariamente sul profilo politico, oltre che strategico, dell'intera operazione di avvia della strategia della tensione. È la valutazione che una mente criminale fa. Sono entrambi obiettivi di Cosa Nostra, Giovanni Falcone e Maurizio Costanzo, ma in quel momento Giovanni Falcone rappresentava un obiettivo evidentemente improcrastinabile. Lo era invece Maurizio Costanzo, al punto che viene colpito, ma viene colpito l'anno successivo, con lo stesso esplosivo e più o meno dallo stesso personale. Quindi, dopo aver messo in campo le squadracce di morte, il capo di Cosa Nostra deve effettuare una sintesi secondo quella che era la sua scala di priorità ben definita. Giunto a un punto di non ritorno, doveva dare un definitivo placet e scelse l'unità, quella palermitana, che aveva dimostrato di essere avanti rispetto ai risultati che erano stati proposti dal gruppo di Messina Denaro. Cioè il gruppo che era in grado di colpire l'obiettivo primario e considerato in quel momento indilazionabile. E quindi l'alt, lo stop. Avete notato in Giovanni Brusca quella punta di orgoglio perfido, quando sottolinea come Rina non avesse nascosto la sua delusione, avesse attaccato sia quelli che stavano a Roma sia i palermitani. Ma ci sta, insomma, nei rapporti che c'erano, una sana concorrenza fra mafiosi comportava anche questo. Brusca senz'altro non era persona che si tirava indietro. È vero che il suo ricordo non è coerente con le precedenti dichiarazioni che ha reso a Firenze, che ha reso a Capaci, nel Capaci 1 e nel Capaci bis. Perché? Perché aveva in quelle occasioni riferito di non aver assistito all'incontro fra Sinagori e Rina, ma di avere però colto in un altro momento, quindi non nel corso del colloquio diretto, ma in altri momenti, lo sfogo di Rina contro Matteo Messina Denaro e contro il suo gruppo. Ma abbiamo detto che questa discrasia, a parer nostro, è di scarso valore, perché qualunque sia stata l'occasione in cui Brusca ha colto questo attacco, questa forma di astio nei confronti e di delusione nei confronti del gruppo che opera a Roma, quello che a noi interessa dimostrare è che alla luce delle dichiarazioni di Sinacori, il gruppo che già operava dal 20 febbraio, anzi da prima del 20 febbraio, perché attenzione, Brusca entra il 20 febbraio e dice: mi danno la velocità, sono già al lavoro. Quindi il 20 febbraio Rina ha messo in opera le sue squadre d'assalto. Il 4 marzo ritiene di dover fare una sintesi e dunque gli lascia libertà di manovra fino a un momento in cui ritiene di dover privilegiare l'esecuzione nel territorio siciliano. Soluzione ritenuta alla luce dei rapporti elaborati dai suoi colonnelli più idonea a realizzare compiutamente l'obiettivo propostosi. E quindi proprio il regista di tutta questa operazione, lo sceneggiatore e il regista di questa operazione, opta per una soluzione, e tutto ciò consente di ricondurre a un'unità tutte le condotte, perché io operano a Roma, operano a Piano d'Arbatolo, operano a Capaci, ma in realtà sono facce della stessa medaglia finalizzate alla realizzazione del medesimo obiettivo. Quindi, ai fini della posizione di Matteo Messina Denaro, la trasferta di Roma si pone come un unicum inscindibile con l'attentato di Capaci, che di quella missione può dirsi naturale prosecuzione da un punto di vista operativo ed esecutivo, oltre che soggettivo. È evidente come anche da un punto di vista temporale non vi sia soluzione di continuità fra la missione romana e l'attentato di Capaci. Cessa l'una e continua l'altra.
devono insomma essere considerati i momenti attuativi di un unico disegno che aveva come obiettivo il dottore Falcone, in relazione al quale venne soltanto cambiato il luogo di esecuzione. E anche sotto il profilo soggettivo, tolto Messina Denaro, non è il suo territorio, sia Cannella che Tindirello verranno coinvolti tanto nella strage di Capaci quanto nella strage di Via D'Amelio. E allora è evidente come venne l'attività di quella gruppo romano ebbe a rafforzare l'intento di Riina di colpire Giovanni Falcone. Li lasciò fare fino a che ritenne di dover adottare la soluzione ritenuta più funzionale ai suoi fini. Fu Riina in condizione di scegliere, una volta messe le forze in campo, la via che riteneva più proficua sotto il profilo strategico e più sicura e agevole sotto il profilo operativo per giungere all'eliminazione del suo nemico storico, il nemico storico di Cosa Nostra. Può dunque affermarsi che l'apporto dato dalla Messina Denaro ebbe certamente la funzione di rafforzare ulteriormente, oltre a quanto aveva già fatto con la partecipazione alla fase meramente deliberativa, quale componente della Commissione regionale, quindi rafforzando ulteriormente quanto già deliberato nell'ottobre del 91. Certo, la soluzione che sceglie Riina dà luogo ad una accelerazione che si presta a molte letture, ma ripeto, inutile inerpicarsi per strade che non consentono oggi di dare risposte sotto il profilo probatorio. Però quell'accelerazione è sintomo di una fretta che né Geraci né Sinacori, non dico lo Scarano perché fa parte della logistica, ma parlo di Sinacori innanzitutto e di Geraci, che comunque sia, anche se con maggiore distacco, con minore coinvolgimento in quanto non era uomo d'onore, ma comunque sia fa parte di quel gruppo che cerca Falcone per le strade di Roma. Ebbene, questa fretta non è stata mai indicata, non era stata mai percepita né da Geraci né da Sinacori, sulla base delle direttive che danno i due capi del gruppo, cioè Messina Denaro e Graviano, né prima né durante la trasferta romana. Manca qualcosa nel loro racconto, qualcosa che evidentemente Messina Denaro non ebbe a confidare a Sinacori. Il tutto pochi giorni prima dell'omicidio di Salvo Lima, nell'anno in cui l'intento dei mafiosi è, tra l'altro, quello di dare un segnale all'onorevole Andreotti, come disse Giovanni Brusca nel corso dell'esame, di azzopparlo. Perché? Perché la corrente che lui faceva capo, passava per Lima, non era riuscita a dare le solite garanzie date nel corso degli anni. E definita così la riunione, la missione romana, la cosiddetta missione romana, un occhio va gettato sulla vicenda che abbiamo inizialmente indicato, la vicenda processuale che riguarda Catemariano, perché è stata una vicenda che ci ha a lungo coinvolti, perché come ho detto inizialmente nel corso dell'ambito del processo Capaci venne elevata l'imputazione di partecipazione alla strage di Capaci nei confronti di Agate Mariano quale rappresentante della provincia di Trapani. Tesi confutata e fatta a pezzi dalla sentenza di primo grado Capaci, che assolveva Agate Mariano proprio in quanto soggetto che non era titolare di tale carica, come evidentemente emerso nel corso del processo, di quel processo.
Ma Agata Mariano viene condannato sulla base del giudizio di appello, che rovescia il giudizio assolutorio dei giudici di prima cura. E la sentenza del giudice di appello acquista poi autorità di cosa giudicata. Vero è che la sentenza di Catania, che il giudice di rinvio di Catania si occuperà anche della posizione di Mariano Agata, ma se ne occuperà su un punto specifico. Agata Mariano è stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, la Cassazione annulla, ma annulla su un punto, la qualificazione giuridica del reato. Omicidio o strage. E quindi rimanda al giudice di rinvio la qualificazione del reato per il quale è già stata condannata. E per ovviamente la determinazione della pena. Quindi, Agata Mariano, sei responsabile, valuta tu, giudice del rinvio, se di omicidio o di strage, e valuta a quel punto, una volta che hai definito e qualificato il reato, quale sia la pena da applicare. Ma sull'anno, cioè sulla penale responsabilità per la strage di Capaci, la sentenza di appello fa stato. E allora, è un argomento che dobbiamo sviscerare, non lo possiamo nascondere. C'è un'apparente discrasia, dico apparente e poi spiego perché, ma è che è un punto sulla quale bisogna fare chiarezza. Io credo che le evidenze del processo aiuteranno la Corte a definire il punto in via definitiva. Intanto andiamo alla sentenza di primo grado che assolve. La sentenza di primo grado che assolve stronca la contestazione, perché dice: ma Agata Mariano non è il rappresentante provinciale di Trapani. Che stiamo dicendo? Lo dice Calcara, lo dice in un modo talmente contraddittorio che il suo lavoro, che le sue dichiarazioni hanno uno scarsissimo valore probatorio, lo dice la Corte di primo grado. Lo afferma Cangemi, ma Cangemi dice sì, è un rappresentante, era un che aveva una voce in capitolo, ma questa carica era ricoperta non solo dall'Agata, ma anche da Messina Denaro Francesco, che era capomandamento di Marsala. Lo dice Di Carlo, lo diceva Di Carlo, ma Di Carlo lo abbiamo sentito anche noi, e ha ripetuto le stesse cose che disse allora, che di aver appreso che era il capo Messina Denaro Francesco, che poi c'era stato un sovvertimento al vertice. Ma dice la Corte, ma Di Carlo è in galera dall'82, Cancemi è un rappresentante di un mandamento palermitano, che peraltro parla di Agata e parla anche di Messina Denaro Francesco. A fronte di questi e di Messina Leonardo Messina, che come sapete era un capo di Cina di San Cataldo, che poi diventa collaboratore di giustizia, e che non ha avuto rapporti alla lontana con Trapani, perché non ha mai, diciamo, operato direttamente in quella zona. A fronte di queste dichiarazioni, dice la Corte del primo grado, ci sono le dichiarazioni di Anselmo, di Brusca e di Ganci, che dicono l'opposto, che parlano di Messina Denaro Francesco e addirittura di Messina Denaro Matteo, che ha preso il posto di Francesco. E non ci sono le dichiarazioni di Ferro, non vengono prese in considerazione le dichiarazioni di Sinacori, non vengono prese le dichiarazioni di Matteo e di La Barbera, che sono fra i palermitani, oltre a Brusca, quelli che hanno voce in capitolo, perché insomma ho speso parecchie parole per dimostrare che un conto è essere un mafioso che sta a Palermo e sente parlare di un mafioso autorevolissimo come Agata Mariano, e un conto è essere uno che è venuto a fare decine di omicidi a Trapani e che quindi la struttura la conosce e parla perché è entrato in contatto diretto con quell'organigramma, con quella nomenclatura. Ma poi ho già anticipato che il problema in realtà è un falso problema, a guardar bene. Perché innanzitutto dal punto di vista di diritto non c'è nessuna preclusione nell'inquadrare la responsabilità di Messina Denaro sulla base delle fonti di prova di questo processo. È un percorso autonomo
ha avuto elementi di prova, sono stati acquisiti elementi dichiarativi autonomi rispetto ad altri processi, e quindi la valutazione che farà la Corte riguarderà il materiale probatorio che si è formato nell'ambito di questo processo. Ma se nessuna preclusione esiste in diritto, tantomeno appare ricavabile in fatto uno o più elementi emersi nel processo a quo, nel processo di Agate, che possa sostenere una tesi di innocenza del Messina Denaro. Perché? Perché la questione che riguarda la condanna di Messina Denaro nella fase di appello è una questione che si gioca in punto di fatto, e cioè una volta che la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta prende atto che è quantomeno contraddittorio l'elemento che riguarda la carica formale, il problema si sposta nella valutazione in fatto della personalità e della caratura e nelle condotte di Agate Mariano. La sentenza è la numero 11 del 2000, del 7 aprile 2000. Nella quale, devo dire, non vengono approfonditi alcuni aspetti, e questa è la cosa che invito i giudici a valutare. Non c'è un quadro completo. D'altra parte non si può dare alla Corte la responsabilità di non aver approfondito la figura di Matteo Messina Denaro, che non era imputato. Lì imputato era Agate Mariano, e giustamente quei giudici hanno valutato la posizione che riguardava quell'imputato. Avessero avuto le dichiarazioni della Barbera, avessero avuto le dichiarazioni di Matteo, avessero avuto le dichiarazioni di Giuseppe Ferro, probabilmente avrebbero operato diverse valutazioni, ma questo non c'entra nulla neanche sulla confutazione della condanna. Cioè, qui non voglio assolutamente aprire una considerazione sull'opportunità, sulla giustezza della condanna. La condanna è limpida e nessuno la può mettere in discussione. Quello che dico è che è una condanna che si fonda non sul titolo, ma che si fonda su un dato di fatto. Che cosa ha fatto Agate Mariano in quel periodo? Domanda: con la sua condotta ha ulteriormente rafforzato il proposito di fare le stragi, la strage di Capaci? Risposta dei giudici: sì, sulla base di elementi di fatto che emergono nel corso del processo. Cioè, non viene in alcun modo approfondita la figura di Messina Denaro, Francesco, né quella dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, di cui abbiamo parlato a lungo, e che indusse Rina a individuare nello scalpitante Matteo Messina Denaro il reggente incaricato di gestire in futuro la provincia. Una tale verifica avrebbe condotto a escludere che la scelta del nuovo reggente fosse ricaduta su Agate Mariano, che sappiamo essere detenuto continuativamente dall'82 fino all'aprile del 91. Ma è anche vero che molti degli elementi che abbiamo elencato e indicato in questo processo non erano conosciuti o comunque conoscibili dai giudici, da quei giudici. E comunque non è nell'affermare la responsabilità di Matteo Messina Denaro, non è certamente mia intenzione minimizzare in alcun modo la figura di Agate Mariano e la sua statura criminale. Se Rina andava in vacanza a Mazara del Vallo, se Rina era di casa a Mazara del Vallo, era evidentemente una ragione che ho spiegato a lungo parlando della storia dei mandamenti e dei mandamenti di Mazara del Vallo e di Castelvetrano. E ricordando la frase di Brusca, erano come San Giuseppe e Corleone, riferito tanto a Mazara del Vallo che a Castelvetrano. Certo, l'errore era facile, è facile, diciamo, a fronte della importanza della statura
criminale di Agathe Mariano era facile per persone che non avevano contatto diretto con la realtà taronese, era facile intuire e reclamare la sua forza di mafioso e la sua capacità di intervenire sulle decisioni di Rina, perché tale era in effetti. Agathe Mariano è stato un consigliere di dottor, ascoltatissimo di dottor Rina, e per questo motivo è stato condannato. E questi suoi rapporti risalgono alla notte dei tempi, e Di Carlo, che della notte dei tempi è uno che ha parlato spesso, aveva proprio parlato, sempre nella sentenza, quindi in quel processo, quindi prendo dalla motivazione dell'importanza della figura di Agathe Mariano. Dice Di Carlo che dall'82 all'83, quando c'è Rina, prende saldamente in mano la guida, comanda tutti, a Trapani si comincia a eliminare tutta sta gente. I più intimi erano Messina Denaro, che per lui era il padre eterno, Mariana Gade, che era il più intimo con noi, anche perché Rina ogni estate se ne andava là in vacanza. Insomma, tutti riferiscono di questa sorta di archia di fatto, come ai tempi dei consoli. Tutti riferiscono della importanza e soprattutto della capacità di influenzare le decisioni di Totò Rina. Ed è questa, in sostanza, la ragione che porta alla condanna di Agathe Mariano. Una volta che presero atto, doverosamente atto, della fragilità della imputazione basata sul titolo di rappresentante. La responsabilità di Agathe Mariano viene infatti collegata alla concreta condotta da questi posti in essere, rafforzativa del progetto criminale volto alla soppressione del dottor Falcone, sia sotto il profilo deliberativo, in ragione della indubbia influenza che la Gade, in forza della sua autorevolezza, era in grado di esercitare su Rina, che per quanto concerne la sua diretta partecipazione alla fase preparatoria della missione romana di cui abbiamo parlato. Quindi, questo è il ragionamento che sviluppa la Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta. E il ragionamento è corretto, ineccepibile. Non lo seguo, il ragionamento della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, nella parte in cui conduce la figura di Agathe Mariano alle riunioni della Commissione regionale. È un capitolo che abbiamo affrontato parlando di Matteo Messina Denaro, non mi ripeto. È un capitolo che abbiamo affrontato, ma che, come per Matteo Messina Denaro, non trova uno straccio di elemento che riconduca la persona alla riunione. È un'induzione, è un'inferenza sulla base di un titolo. Tu sei rappresentante provinciale e allora partecipi, e allora hai partecipato perché quel giorno sei tenuta la commissione regionale e quindi tu ne facevi parte, quindi c'eri pure tu. Ma tutti gli elementi che riguardano la commissione regionale riguardano la presenza indicata di Rina, Santa Paola, Madonia e Saitta. Gli altri sono indicati genericamente da soggetti che non hanno partecipato a quelle riunioni, che di quelle riunioni sanno per interposta persona, come e gli altri rappresentanti provinciali. Quindi l'inferenza, la Corte d'Assise d'Appello, che Agathe Mariano partecipi a quelle riunioni è valida quanto può essere valida nei confronti di Matteo Messina Denaro o di chiunque altro, dico, perché non essendoci, abbiamo detto, la prova concreta della presenza, ho detto che questa presenza poteva essere stata delegata a terze persone, qualora non fosse stato presente il titolare, che era Matteo Messina Denaro, persone da lui delegate. Ho fortissimi dubbi a pensare che potesse essere Agathe Mariano, perché Agathe Mariano ha la libertà vigilata, se lo prendono nella strada che va o che torna da Enna, Agathe Mariano ha una violazione della libertà vigilata ed è un condannato in primo grado all'ergastolo, quindi ha l'obbligo di starsene a mangiare il ballo, e se telefono dal commissariato entro un'ora deve essere lì. Quindi
Io dubito fortemente che se non ci sia andato Matteo Messina Denaro, ci sia andato Agata Mariano. In una parte della motivazione dei giudici di appello troverete che si inferisce dagli elementi obiettivi che ha partecipato, ma questo è un postulato dell'imputazione. Se ritieni che sia rappresentante provinciale, allora può inferire che ha partecipato alla commissione provinciale. Ma se neghi che sia lui il rappresentante provinciale, come lo metti? Agata Mariano a Enna? Punto di domanda. Ripeto, non c'è un elemento che possa indurre logicamente a pensare che sia lui a partecipare, il che non vuol dire che Agata Mariano non abbia in altro modo influito sulla decisione di Riina, stante la sua autorevolezza, non abbia in altro modo influito autorevolmente, inducendo Riina a fare quello che ha fatto, o meglio, ad adottare la decisione, la delibera stragista. Anche se, vi ho già rappresentato, Agata Mariano è quel signore che mette le chiavi sul tavolo e dice a Roma io non ci posso venire perché devo andare in galera. Vado in galera e ci vediamo, perché tanto vi faccio qualche mese. Ho già detto che se fosse il generale dell'armata questo non era un discorso, perché allora o non è il grosso mafioso che è passato alla storia, ma era un codardo come mafioso. Perché se ti lasci le chiavi e dici mi vado a fare qualche mese, vuol dire che tu, che sai bene che sta per succedere quello che sta per scoppiare quello che sta per scoppiare, e te ne vai in carcere, sei sotto il profilo dell'ordinamento mafioso un codardo. Con un ergastolo in primo grado, perché l'ho già detto, è condannato all'ergastolo. Agata Mariano era stato condannato in primo grado all'ergastolo, quindi non va con l'aspettativa di farsi qualche mese, come dice, e già non sarebbe elegante per uno che voleva, che sarebbe, secondo la Corte, il capo di tutta la banda. Perché il capo di tutta la banda prende l'elmo e estrae la spada e si mette tutti dietro. Non si va a nascondere in carcere. Allora, detto che non era il rappresentante provinciale, detto che per tutto il processo abbiamo cercato di dimostrare con elementi di fatto alla mano che il reggente era, una volta che il padre si toglie e si mette da parte, il figlio, resta l'autorevolezza del personaggio e la sua certa influenza nei confronti di Riina, e per quello che residua, e quindi la famosa consegna delle chiavi a Sinagori, della casa del famoso Lamantia, perché? Perché Agata Mariano era stato sorvegliato speciale a Roma, aveva conosciuto questo Lamantia, che era un odontotecnico mazzarese, e quindi si era fatto dare le chiavi, non sappiamo da chi, fatto sta che aveva le chiavi dell'appartamento presso il quale poi andranno il gruppo, il famoso appartamento che poi non sarà ritenuto all'altezza, diciamo, confacente alle esigenze del gruppo, e quindi non ci andranno, si rifugeranno tutti nella casa di Gesù Giacomini. Comunque, e la condotta ulteriore rispetto alla fase deliberativa che viene ascritta ad Agata Mariano è quella che riguarda la consegna di queste chiavi il giorno prima di tornare in carcere a seguito della sentenza di condanna di Mazzi. E terzo elemento fattuale, la conoscenza che lui ebbe dell'attentato a Paolo Borsellino, ossia una volta in carcere a Lucciardone è a qualche centinaio di metri da via D'Amelio, l'esplosione del 19 luglio viene commentata da Agata Mariano mentre si trova a passeggio con Giovanni Drago, che di lì a qualche mese si pentirà, quindi sarà dopo Marchesi sarà l'altro grosso collaboratore che uscirà dopo le stragi. E commentando l'esplosione dice saltò Paluzzo, dimostrando di essere a conoscenza dell'esistenza di un progetto di attentato nei confronti di Borsellino, a maggior ragione, quindi inferisce la Corte di Giovanni Falcone, progetto al quale gli stesso aveva partecipato attraverso appunto quella famosa riunione a Castelvetrano e poi attraverso la riunione, secondo la Corte, alla partecipazione alla Commissione regionale e poi attraverso la consegna delle chiavi a Sinagoria e a Matteo Messina Denaro. Quindi dice la Corte, la sentenza di condanna, dice, a prescindere dal ruolo formale di rappresentante della provincia di Trapani, quindi di componente della Commissione regionale, a prescindere, ha comunque svolto un rilevante ruolo nel progetto di eliminazione del dottore Falcone, favorendo la cosiddetta missione romana di cui hanno ampiamente riferito Sinagori e Geraci, nonché Giovanni Crusca per averne appreso da Matteo Messina Denaro e da Sinagori. Pagina 174.
del verbale dell'udienza del 1 luglio 99. Le dichiarazioni di senatore, ovviamente. Quindi cita le dichiarazioni di senatori, cita le dichiarazioni di Geraci, cita quel famoso Picciotti occhi aperti, quando consegna le chiavi, ricorderete, ho parlato della dichiarazione di Geraci, quando Geraci nei giorni precedenti alla partenza per Roma si incontra con Matteo Messina Denaro e Sinacori a Mazzara del Vallo nella calcestruzzi di Agate Mariano. Loro si mettono da parte e parlano fra di loro. A un certo punto, al momento del commiato, Agate Mariano dice agli altri, dice Picciotti, occhi aperti. Quindi, in quelle parole, riferendosi evidentemente alla trasferta romana ormai imminente. Dunque, il coinvolgimento nella fase preparatoria della trasferta romana è vista come uno degli elementi cardine su cui si fonda la condanna di Agate Mariano. Deve pertanto convenirsi che l'Agate ha avuto un indubbio ruolo nella fase ideativa, deliberativa e preparatoria della strage. L'imputato ha indubbiamente rafforzato il proposito criminoso di Riina mediante il concreto apporto di uomini e mezzi fornito alla commissione a missione romana, dove si ponga in mente al fatto che lo stesso Vincenzo Sinacori era uomo d'onore del mandamento di Mazzara, per quale l'Agate era rappresentante, e su questo nulla questione. Ne consegue, scrivono i giudici, che anche a prescindere dal ruolo di rappresentante provinciale, l'aperta adesione all'iniziativa di Riina involge la responsabilità del giudicabile nel più vasto progetto di destabilizzazione delle istituzioni repubblicane che Riina aveva in mente di attuare e che aveva già proposto ai rappresentanti dei vertici delle singole province nel corso dell'incontro tenutosi nell'Ennese, di cui hanno parlato i vari collaboratori. Ed anche Leonardo Messina, che ha indicato nel 1 febbraio la data in cui Polino Micciche decise di uccidere il giudice Falcone. Quindi rimane ancora una volta agganciata a questo elemento di fatto che lo vede quindi partecipe alla fase deliberativa, certamente attraverso la partecipazione a Castelvetrano, alla riunione di Castelvetrano nella casa di Gianballo, la casa di Riina gestita da Gianballo, per meglio dire. E poi nella fase di progettazione dell'attività di preparazione alla missione romana. Tale incontro, stiamo parlando di quello di ottobre a casa di Gianballo a Castelvetrano, ebbe natura deliberativa, posto che faceva seguito alla riunione della commissione regionale tenuta a Enna. Difatti, oltre a Riina, parteciparono alla riunione l'Agate e Messina Denaro Matteo, che, per come si vedrà, erano i gestori di fatto della provincia di Trapani. Quindi, ridimensiona in sostanza la Corte la vicenda, anzi, azzera il discorso relativo al dato formale su chi sia il rappresentante provinciale di Trapani e dice a Trapani contavano questi due, erano gestori di fatto della provincia e quindi di Messina Denaro Matteo non parlo perché non mi interessa, parlo di Agate Mariano, aveva per conoscenze, esperienze, statura e per tutto quanto, insomma per il suo corredo, per la sua capacità, era uno che poteva incidere e ha inciso con la sua condotta rafforzando il proposito criminale di Riina. Questo è la sostanza, il nucleo essenziale del ragionamento che fa la Corte nel definire la posizione di Agate Mariano e nel condannarlo. Poi c'è questo, ripeto, apodittico obiter, quando dicono, quando scrivono, perché fin qui il ragionamento non fa una grinza,
non si comprende a un certo punto per quale motivo ritorni quel discorso delle partecipazioni alle riunioni ennesi. L'adesione della Gare manifestata nel corso delle riunioni tenutesi in provincia di Enna, nel Trapanese e a Palermo, è indubbiamente idonea a integrare l'evento soggettivo reato di strage. Ora, se hai detto che non è il rappresentante provinciale, perché il rappresentante provinciale è Francesco Messina, come fai a dire che era presente alle riunioni di Enna, perché c'è un doppio vuoto, perché manca la delega, cioè manca l'attestazione che sei reggente. Non c'è, è politico, cioè è Francesco Messina. Poi siccome sei importante, allora sei reggente, perché quello è vecchio e quell'altro è giovane. Cioè, il ragazzino è ragazzino, il padre è troppo anziano, quindi ad Enna ci va Agathe Mariano. Cioè, manca, non c'è, la costruzione è questa. Ma io non la faccio neanche per Matteo Messinaro, di cui ho la sicurezza, la certezza che sia reggente. Cioè, perché non lo posso dire che Matteo Messinaro è rappresentante. Posso dire che l'ha saputo o che gliel'hanno detto, prima o dopo. E la prova sta in Castelvetrano, tutto quello che succede dopo. Ma la prova è che a Enna ci fosse Matteo Messinaro, o che ci fosse Agathe Mariano, o che ci fosse Giovanni Bastone, o che ci fosse Andrea Cangitano, Andrea Mangiano, o quant'altri, non ce l'abbiamo. Perché? Perché è una commissione della riunione regionale, la commissione regionale che si riunisce, presenti tutti. Allora, siccome sappiamo che per regola ci possono andare anche persone delegate, se devo dare una indicazione probabilistica di cui la Corte non sa che cosa farsene, perché il probabilismo non è tema di prova, posso dire c'era Matteo Messina Denaro, ma con tanta possibilità e probabilità posso dire guardate che c'era Rina che rappresentava Matteo Messina Denaro, o che Matteo Messina Denaro aveva mandato Andrea Mancera-Cina, perché no, o Vincenzo Furna. L'abbiamo speso ore a parlare di questo tema, abbiamo detto che comunque sia, il problema è un altro. Lo sapeva Matteo Messina Denaro? Sì. Fu poi messo in condizione di dare attuazione a questo programma? Sì. E questo è qui il nucleo del problema. Il problema se ci fosse, c'era o non c'era, verosimilmente c'era, ma certamente questo non è un dato sufficiente. Non c'è una fonte diretta che dica che c'era Matteo Messina Denaro o Agathe Mariano. Cioè, no, ci sono delle fonti che dicono, era la commissione regionale, quindi erano presenti tutti. Poi, la scelta di chi c'era è un atto di fede che non è certamente un tribunale, un'aula di giustizia, il luogo adatto a un'opzione del genere. E allora, sono d'accordo con la parte della sentenza, concordo con quella parte della sentenza che lima la vicenda, il punto della natura formale del ruolo, e condivido pienamente il fatto che Agathe Mariano avesse tutti i titoli per essere uno che con la sua autorevolezza potesse indicare una strada a Rina, potesse determinare, corroborare, rinforzare un convincimento di Salvatore Rina. Di più non si può dire. Cioè affermare che fosse lui il reggente, affermare che fosse lui la persona, il preposto per conto di Francesco Messina, credo che gli elementi che sono stati portati siano sufficienti per ribaltare questa valutazione, che è una valutazione apodittica, nel senso che la Corte lo afferma, dice, parte da una considerazione, che è quella che vi ho letto, e cioè Agathe Mariano e Matteo Messina Denaro erano i gestori di fatto della provincia di Trapani. Questa è la considerazione che fa e che i giudici sottoscrivono. Da questa considerazione poi si passa alla sola valutazione della posizione di Agathe Mariano, che viene enfatizzata correttamente, non sta a me a dirlo, ma che viene enfatizzata oltremodo sulla base di elementi di fatto che mancano. Perché quando si dice che di fatto era uno che poteva condizionare Rina, si dice una verità assoluta, inconfutabile. Nel momento in cui si dice era uno che ha partecipato alle riunioni di Enna della Commissione regionale, si dice un dato assolutamente privo di qualsiasi consistenza logica in via inferenziale. È fattuale perché comunque se no non c'è nessuno, questo sia chiaro, è una inferenza dei giudici. E concludono dicendo, alla stregua di tali considerazioni, non per dubbio che l'Agathe era titolare dei poteri spettanti al rappresentante provinciale, virgola, e comunque in grado di condizionare la volontà divina. Quindi, sono due periodi. Era titolare dei poteri spettanti al rappresentante provinciale, perché la vostra valutazione
allora potrà certamente eliminare ogni dubbio su questo passaggio. Perché dopo aver detto che non era rappresentante provinciale, dopo aver detto che insieme al Sinagogi erano i poteri, i gestori di fatto, insieme, scusate, a Matteo Messina Denaro erano i gestori di fatto, arriva a una conclusione. Da un lato che ha partecipato alle commissioni di Enna, dall'altro che era titolare dei poteri spettanti al rappresentante provinciale. Ma chi la dice? Da dove l'hanno preso? Cioè, se lo prendono da Calcara, cioè da uno che non è mai stato uomo d'onore, che da uno che ha purtroppo inquinato l'acqua del pozzo, se lo prendono da collaboratori come Di Carlo, che parla della realtà di Cosa Nostra degli anni Ottanta, che peraltro inserisce il padre Francesco Messina Denaro come quantomeno parificato alla pari con quell'altro, con la categoria, cioè è un salto logico evidente, ma i salti logici ovviamente vanno valutati all'interno dei singoli processi. Questo processo naturalmente ha degli elementi, assai una base dati molto più ampia di quella che avevano i giudici di serie di secondo grado per poter, insomma, valutare obiettivamente la situazione sia di Matteo Messina Denaro e sia di Agate, e senza minimizzare in alcun modo la figura di Agate Mariano, ripeto, di statura criminale di primo ordine, c'è qui da dire che i poteri di fatto erano sì, riguardavano da un lato il vecchio mafioso autorevole, dall'altro il giovane rampante che, oltre a essere rampante, oltre a essere cresciuto sulle ginocchia di Rina, era anche quello che aveva il titolo formale, derivato di, come sappiamo, dal padre.